Oggi a Fall Bottom seguiamo una via che prende in considerazione piuttosto appunto gli aspetti etnici di certa contaminazione world nell'ambito italiano, non solo negli anni 70 ma anche negli anni successivi. E per parlare appunto di questo ci ha raggiunto in studio anche un amico, anche lui appassionato proprio di queste appunto incontri tra Occidente e Oriente, comunque anche con altre sfumature etniche, ovvero Simone, a cui do il benvenuto qui a Fall Bottom. Grazie Ciao Simone. Andrea. E do subito la parola in realtà a Simone, che ci presenta ben tre appunto gruppi, alcuni brani molto suggestivi, anche comunque attualmente di difficile riferimento, anche poi sul web, anche con insomma, pubblicazioni che sono anche abbastanza difficili da recuperare proprio perché non più in commercio. A te la parola. Ci accingiamo a presentare il progetto Al Darawish. Per primo, dall'arabo Gente Semplice, un progetto che nasce nel 1988 e si scioglie nel 1996. L'esordio è omonimo del 1993 e vede la partecipazione di Nabil Salamè alla voce, alla chitarra, al bouzouki, Michele Lobaccaro al basso elettrico, Angelo Pantaleo alla batteria e alle percussioni, Stratos Diamantis alla fisarmonica e Enzo Leone alla chitarra elettrica. Paolo Mastromarco al violino. La caratteristica del progetto è la contaminazione della musica tradizionale dei paesi di provenienza dei singoli membri, quindi una fusione tra la musica palestinese, la tarantella pugliese e la musica greca, non rinunciando però al gusto melodico della forma canzone contemporanea. E infatti il brano che ci accingiamo a presentare, Intifada, che è il brano che chiude, il loro esordio, vede la contaminazione tra la musica palestinese ed un forte assetto rock. Andiamo ad ascoltare proprio questo brano, Intifada, dei Al Darawish. Buon ascolto qui a Fall Bottom. Thank you.
Dunque il brano Intifada degli Al-Darawish, progetto che, come ci spiegava Simone, è nato all'inizio degli anni 90. Questo disco infatti era proprio l'omonimo del 1993, l'esordio. Ripasso la parola a Simone, che invece ci presenta ancora un altro gruppo, sempre nell'ambito della fusione world italiana di quegli anni. Cosa ci dici adesso? Parliamo adesso dei Dissoilogoi, da greco discorsi contrastanti, è una formazione aperta, il cui nucleo è costituito da Franco Parravicini e Alberto Morelli. Il loro album d'esordio si intitola Da Occidente a Oriente, è del 1993 come l'esordio degli Al-Darawish, ed è stato prodotto dall'etichetta romana Il Ponte Sonoro. Il duo parte da solide basi jazz e rock, quindi dalla musica occidentale, per spostarsi poi nei territori di Oriente. E il brano che andiamo a presentare si intitola Go Home ed è stupendamente ca caratterizzato dalla sovrapposizione di un'atmosfera rock e dal particolare utilizzo della zurna, che è uno strumento a fiato dei paesi arabi. Dunque, Dissoilogoi con Go Home, dal loro disco dall'Oriente Occidente, giusto? Ok, buon ascolto qui a Folbo, Don Dissoilogoi. شوش النار قد العبد ولاد صغار ارحر الحر عطار الحار 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 الحار
Dunque, di nuovo qui in studio, Radio Città del Capo, sempre sintonizzati qui a Full Bottom sulle onde del folk progressivo etnico e visionario. Abbiamo appena ascoltato il brano Go Home dal omonimo disco, no, non omonimo disco, ma il disco d'esordio di Soy Logoi da Oriente e Occidente, appunto questo brano Go Home che in qualche modo, come il brano in precedenza di Intifada, ci dava un esempio di una sperimentazione world italiana all'inizio degli anni 90 che presentava umori anche appunto più ruvidi, più legati alla sonorità del rock, ma che chiaramente poi li sublimava anche in una serie di influenze differenti. Un periodo sicuramente fervido, comunque, di sperimentazione, quello di anni 90 in Italia, in questo senso, in questo ambito, che segnava per esempio anche le prime già prove mature, per esempio, di un gruppo molto più affermato, per esempio di gruppi che Simone quest'oggi ci sta presentando, penso a un gruppo come gli Agricantus. Chiudiamo appunto questa presentazione di questi brani, di questi artisti italiani, con un altro gruppo, ricordando però come nel disco da cui abbiamo tratto questo Go Home è presente anche una intensissima versione di luglio, agosto, settembre degli Aria, sicuramente intensa e tutta da ascoltare. A te la parola, Simone, per quest'ultimo gruppo. Presentiamo un altro esordio, questa volta di Enzo Rao con il progetto Shamal insieme al sassofonista Gianni Gebbia. È un progetto nato nel 1988 e l'esordio del 1990 si chiama Shamal, sempre per l'etichetta romana il Ponte Sonoro. E a quanto attesta la biografia del sito ufficiale di Enzo Rao, il brano In Viaggio, contenuto nell'esordio, è il vincitore del concorso Nuove Musiche per Orione indetto dalla RAI. E presentiamo il brano di apertura, che si intitola Scirocco, è caratterizzato da una fortissima influenza jazz. Sì, Scirocco, che è già il nome, sicuramente appunto fa pregustare quelle che poi sono un po' tutte gli ingredienti appunto di questo grande esordio di Enzo Rao, di questo musicista sicuramente che merita di essere approfondito. Quindi Scirocco, Enzo Rao, buon ascolto. Thank you.
dunque Scirocco di Enzo Rao dal suo disco d'esordio Shamal, brano con cui concludiamo qui a Frobocto un piccolo spazio aperto, una piccola trilogia dedicata a tre gruppi che a partire dall'inizio anni 90 avevano iniziato a sperimentare appunto sull'onda di certa world, influenzati soprattutto dalle sonorità del Medio Oriente, dischi che sono stati presentati dall'amico Simone, che io ringrazio per essere intervenuto qui a Folbottom. Grazie a te. E appunto gruppi che erano stati poi promossi al tempo, se non ricordo male, come tu mi dicevi in precedenza, dall'importante rivista World Music. Esatto, che purtroppo non è più attiva. Non è più attiva. Di certo l'esperienza di queste formazioni che abbiamo ascoltato, ricordiamo il Al Darawish di Sologoi e Enzo Rao, sicuramente si colano in un filone di sperimentazione etnica in Italia che aveva le sue radici comunque in quel calderone di sperimentazione che furono gli anni 70. In particolar modo alla fine degli anni 70 l'esperienza di alcuni collettivi come quello di Carnascialia e del Canzone del Lazio e poi dello stesso Mauro Pagani con il suo disco del 1978 sicuramente appunto poneva l'accento anche su questa fusione proprio del Medio Oriente, recuperando comunque degli umori o comunque sperimentali che, come già dicevo in precedenza, probabilmente erano stati dei grandi pionieri attuali, cioè di Walter Maioli e compagni.